La 24esima edizione del Salone del Libro di Torino non è solo una vetrina per grandi scrittori, ma anche una fucina di sorprese editoriali, come quella della Round Robin, casa editrice di Roma, che presenta una collana di graphic journalism. Protagonisti delle strisce a fumetti sono gli eroi italiani che hanno combattuto la criminalità organizzata, come il giornalista del Mattino, Giancarlo Siani, ucciso soli 26 anni dalla camorra per aver denunciato i soprusi mafiosi ai danni della sua terra. Stefano Milani, direttore editoriale della Round Robin, spiega perché Siani sia diventato un fumetto. Il tema della criminalità organizzata e degli eroi degli antimafia, come ci piace noi chiamarli, è, diciamo, il nostro punto di forza della casa editrice. Giancarlo Siani è morto perché svolgeva il suo mestiere, era un giornalista del Mattino, ma non un giornalista qualunque, era un precario. La casa editrice ha pubblicato anche la vita di Don Peppe Diana, Lollò Cartisano, Natale De Grazia e Pippo Fava, ma l'offerta è varia e spazia dalla narrativa alla saggistica. Tutte le informazioni su www.roundrobineditrice.it.